Pomeriggio, ben ritrovati, un nuovo appuntamento di Anteprima Sport. Mister, nonostante il campionato è fermo per gli impegni della nazionale, noi continuiamo a parlare di calcio perché ci piace parlare, è vero? Piove, quando piove poi tra parentesi il calcio fa bene, cerca di mantenere svegli, ti mantiene al riparo, poi non giocando c'è la possibilità di poter riflettere su quello che è stato, su quello che potrà essere domani e perché no, alla ripresa delle partite e del periodo di riposo. Quello che sarà. Intanto io saluto perché con noi oggi ospite nei nostri studi il direttore sportivo della Pirossigeno Città di Cosenza, la squadra di calcio a 5 di Serie A2. Buon pomeriggio a Rocco Bossio, direttore. È un ottimo momento per voi perché siete primi in classifica. Insomma, il calcio a 5 tira e abbastanza a Cosenza e non Buon solo. pomeriggio e grazie per l'invito. Sì, per noi è un momento veramente fantastico, a differenza di, come diceva il mister, domani noi non riposiamo, giochiamo in casa, anzi invitiamo qualche sostenitore in più a venire al palazzetto domani, alle 16 a Pala Cosenti. Al Pala Cosenzia, insomma, è un campionato complicato, però l'obiettivo lo state piano piano cercando di raggiungere, ecco. Sì, assolutamente, campionato complicato perché è molto equilibrato, non c'è una squadra favorita come è stato lo scorso anno il Napoli che ha stravinto il campionato. Quest'anno è molto equilibrato con tantissime squadre che possono vincere e perdere ogni partita, ogni sabato. Quindi ne parleremo poi comunque nella fine della trasmissione, dedicheremo proprio un bel pezzo, insomma, a questo calcio a 5 perché vi state togliendo tante belle soddisfazioni e poi portare avanti, mister, una squadra della città di Cosenza anche in un altro sport, a parte il calcio di Serie B, a noi fa sempre piacere parlare di questi sport, tra virgolette, chiamati minori, che poi minori non sono. Non sono minori soprattutto quando poi sono educativi, cioè perché soprattutto il calcio, lo sport minore, la Pirossigeno, tutte le società del territorio che poi vanno a tesserare soprattutto persone del territorio giovani, possono essere d'aiuto alla formazione dei ragazzi della nostra città, ma in senso pieno, non soltanto come calciatori che devono puntare a diventare grandi campioni, ma anche e soprattutto diventare dei campioni magari mancati, ma degli uomini eccezionali. E vedo in collegamento via Skype, buon pomeriggio a Silvio Zizza. Salve direttore, come stai innanzitutto? Bene, bene, buon pomeriggio a tutti voi. Sì, sto bene, voi spero anche, anzi vi vedo che siete in forma. Sì, siamo. Poi Il mister soprattutto è informissima. ho visto il mister con un cerotto, che è successo? Oh, guarda che c'è, sei un osservatore nato, Attento. oh, non lasci, si poco poco mi è saltata la nubottuna, hai notato questo? Sai cosa facevo? Immagino un po', dato che oltretutto è la mano sinistra, nessuno può fare cattivi pensieri, no? Io questo era la mano sinistra che io stavo facendo un tritato, no? Di prezzemolo, aglio, cipolla, funghetti, qualche cosa di odori, e volevo fare il cuoco. Mi si è infilato sotto e mi è andato profondamente. Vabbè, ancora avanza una cena a casa tua con Maurizio Insaldati, ricordi? Ma sai che a casa mia è un porto È aperto, sempre soprattutto a aperta. casa di Giovanna, Di lo Giovanna, che devo subito salutiamo. nominare per precisare. A casa di Giovanna è un porto di mare, nel senso che tutti gli sportivi che mi sono stati amici o con i quali io mi sono accompagnato sono sempre passati da casa di Giovanna, assolutamente. Vero. Per te l'invito è già valido da adesso e sarà un onore per noi così sempre quando qualcuno ci viene a trovare. Allora, Siamo presilani nati, presilani. vabbè, ma i calabresi siamo tutti sempre accoglienti, è vero. Intanto Anna, è un onore per me comunque essere sempre presente alle tue trasmissioni e poi non me ne vogliate con l'altro ospite, ma quando c'è il mister Gagliardi c'è tutto un. Eh sì, siamo in famiglia, siamo in famiglia. Silvio, una battuta veloce te la voglio fare, perché a parte, insomma, partecipare con noi alle trasmissioni, in questo momento il ruolo del calcio nella tua vita qual è? Ti ho fatto una domanda un po' a freddo, Tu che sei ecco. seduto? No, la domanda da 100 milioni, cioè nel senso che per il momento non sto lavorando, mi aggiorno sempre, poi tra l'altro, come dire, sia dal vivo perché comunque
come mi insegna il Segui le mister, partite, è certo, una certo. cosa è andare a vedere le partite dal vivo, una cosa è sulle varie piattaforme, però voglio dire, internet ci dà la possibilità di essere vicini a dove non potremmo andare. Ti faccio un esempio, per esempio domenica mi sono visto l'ultima, dopo sabato, domenica, mi ricordo, dopo aver visto diverse partite. E ancora avevo tempo, nel senso che è rimasta un po' l'ultima mezz'ora, le altre le avevo già viste, e mi sono visto l'Licata Cavese. Sono andato sulla pagina dell'Licata di Ah, Facebook vedi. e c'era, no, perché alcune partite le danno a pagamento, ma comunque tipo 5 euro così, no? Alcune le danno libere e Quindi. c'era l'Licata Cavese e mi sono visto l'ultima mezz'ora dell'Licata Cavese. Quindi devo dire che internet ci dà una grande mano, però per il momento sono fermo. Poi se vuoi ti spiego perché, però per il momento. Dai, ne parliamo dopo perché c'è anche, visto che c'è il direttore sportivo della Pirossigeno, c'è un altro direttore sportivo che in queste ore ha parlato ed è il direttore sportivo del Cosenza Calcio. Io vi voglio far sentire uno stralcio della sua lunga conferenza stampa perché ha discusso non solo del momento che vive il Cosenza, ha discusso anche degli infortunati, la questione degli infortunati e anche un po' di mercato. Visto che siamo a 12 giornate, ha fatto il punto della situazione a 12 giornate dall'inizio del campionato e se non sbaglio a 7-8 dal giro di Boa. Andiamo a ascoltare il direttore sportivo Goretti e poi lo commenteremo insieme. Per analizzare queste 12 partite lo possiamo fare in maniera molto semplice, nel senso che nelle prime due non abbiamo partecipato, nelle successive 5 che si sono chiuse con la prima sosta abbiamo fatto a livello di punti, abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto diciamo che la strategia adottata dal mister Zaffaroni era chiara, era penso molto ben leggibile, nel senso che vista la partenza della quale dobbiamo comunque sempre tener conto, no? Ha scelto praticamente di lavorare immediatamente su quella che era la solidità della squadra e facendo anche una valutazione di quella che poteva essere la condizione fisica e il tempo per lavorare sullo stato atletico dei ragazzi, dei giocatori. Di ricercare una tipologia di gioco molto economica, non molto dispendiosa, diciamo, per cercare di poter reggere sia i 90 minuti che la continuità delle partite. Poi abbiamo fatto la sosta, nella sosta abbiamo avuto parecchi infortuni, abbiamo avuto parecchi problemi, ho visto, insomma, che non c'è stata la possibilità di lavorare molto a livello fisico, è stato più che altro una sosta per cercare di rimettere dentro calciatori. E diciamo che nelle 5 partite successive non siamo riusciti ad avere quell'evoluzione e fare quei passi in avanti che magari che sono richiesti, no? La Serie B è un campionato molto particolare. Sicuramente abbiamo fatto abbastanza bene nella partita in casa con la Ternana, abbiamo fatto dei buoni 20 minuti, i primi 20 minuti a Lecce, un buon primo tempo con la Regina, dove comunque siamo stati in campo bene, ma indubbiamente tutti quanti, mister, calciatori, noi società dobbiamo lavorare, insomma, lavorare per migliorare, per portare quell'evoluzione, per portare quei miglioramenti che sono fondamentali per centrare il nostro obiettivo, per andare avanti in questo campionato in maniera giusta, in maniera adeguata. Allora, mister, parto da te. Cosa vogliamo dire? Come l'hai vista hai ascoltato queste parole del direttore sportivo? Hai visto anche la partita, il derby con la Regina? Mi parlavi prima a telecamere spente, che ti sei emozionato quando hai visto la coreografia del pubblico. La partita per te era una partita particolare, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, però poi alla fine è venuta fuori la squadra più organizzata, più attrezzata, perché dalla panchina sono entrati giocatori di un certo livello. Magari il Cosenza con questa questione infortuni un po' ne ha risentito. Ma gli infortuni di cui si parla, io penso, e anche dalle parole si evince, no? Che sono infortuni dettati dal momento. Spero che non siano degli infortuni che si trascinano da prima dell'arrivo a Cosenza. E su questo dobbiamo essere
tranquillizzate, io non lo so, cioè, perché ci sono degli infortuni che si verificano durante il periodo che uno svolge attività e ci sono, purtroppo ne sappiamo, dei calciatori che sono arrivati a Cosenza anche con un pedigree importante come giudizio sulle loro qualità, però anche si sapeva che potevano avere qualche acciacco precedente che doveva essere smaltito in una fase di campionato che si confà con l'inizio di questo campionato. Spero che con questa pausa ulteriore tutti quanti possano essere messi a disposizione e chiaramente così, se dovesse essere così come io mi auguro, anche gli obiettivi che ha cercato e sottinteso il direttore sportivo insomma ci potrebbero far stare tranquilli. Io sentendo lui ha fatto, sicuramente ha detto quello che doveva dire un direttore sportivo, no? L'ho visto, tra parentesi, non l'ho visto entusiasta nel proclamarsi il direttore sportivo di questo avvio del campionato e soprattutto il direttore che tende a continuare nel Cosenza una strada che si sta tracciando e che fino a oggi è in linea con quello che erano le aspettative. Cioè ha detto che l'allenatore ha cercato di fossilizzarsi sul contenuto di squadra cercando di capire qual era la vera forza, e ciò vuol dire che ha dimostrato e ha detto chiaramente che la squadra non è che poi era stata pensata così come l'allenatore la voleva oppure come lo stesso direttore sportivo la desiderava. In effetti ha affermato, anche non dicendo molto, che quello che è arrivato a Cosenza è un arrivo dettato da un mercato, no? E qui io, se voglio fare il Gagliardi, devo dire: direttore, su questo argomento dobbiamo migliorare, nel senso che se dovesse eventualmente continuare, facciamo che continui da gennaio in avanti, da qui a gennaio tutto quello che deve servire al Cosenza attuale, una volta che avete le idee più chiare da queste partite che si stanno svolgendo, deve essere voluto dal Cosenza, deve essere voluto da Goretti, deve essere voluto dall'allenatore e ancor di più deve essere favorito dal nostro presidente Guarascio, perché oggi, anzi domani, prima di andare su un mercato aperto, io ritengo che Zafferoni, lo stesso Goretti, hanno le idee più chiare e sanno quale può essere il motivo più giusto da portare a Cosenza senza lasciarsi abbindolare da altri canterini, no? Se dobbiamo per certi versi essere duri a voler indicare a Guarascio quale deve essere la strada per far star bene i tifosi a Cosenza, perché fino ad oggi si è fatto tutto bene. Però questo fatto che ha detto e non detto mi aiuta a spingermi per dare dei consigli. Devi stare in maniera con le antenne attente, nel senso che non ti deve passare di testa che il Cosenza, che dovrà essere sicuramente puntellato, non rimborsato, nel momento in cui si andrà a fare un mercato che non deve essere riparatore, perché già il Cosenza sta facendo un campionato in linea, no? Però per far sì che 8.000 spettatori possano continuare a gridare ed emozionarmi, come ha detto Anna all'entrata in campo, perché io devo dire quell'emozione che ho avuto non era dipeso dal fatto che c'era la mia regina, anche perché quella era la regina, non mia, era quella costruita ultimamente, la mia regina faceva parte di però sempre Reggio capito. Era, no? Il colore era amaranto, però quell'emozione che mi ha fatto veramente emozionare, mi sono emozionato, era dettato dai colori rosso-blu che gli sportivi del Cosenza hanno inneggiato attraverso quella manifestazione, quella scenografia enorme, e l'atmosfera che ho sentito intorno a me era di elettricità positiva che deve essere assolutamente sfruttata da tutti i componenti del Cosenza, di quelli che si interessano attualmente del Cosenza. Direttore, il ruolo del direttore non è facile in nessuno sport, ecco. Però sentendo le parole di S. Goretti, cosa ne pensi, ecco?
Segui ogni tanto, dai un'occhiata all'altra squadra della città. Un'occhiata la diamo, anche se il tempo è tutto quello. Dedicato. A volte giocate anche in concomitanza. Al nostro sport, però cioè, sentendo il direttore sportivo, vabbè, il mister è stato già abbastanza chiaro su quello che ha detto il direttore sportivo, però è vero anche che la squadra, insieme al mister, l'ha costruita veramente in poco tempo. Questo c'è da dire. E quindi bisogna dare tempo perché sì, la macchina... Secondo me il connubio del direttore sportivo con il mister ancora non si è visto. Sarà forse la prossima finestra di mercato a dare questi frutti. Silvio, con te invece io volevo snocciolare qualche numero, perché guardando proprio il cammino del Cosenza fino a questo momento, io ho visto che insomma siamo tra vittorie e pareggi, sconfitte siamo quasi alla pari, se non proprio alla pari, perché c'è la vittoria in casa con il Vicenza, la vittoria con il Como, la vittoria con il Crotone, la vittoria con la Ternana, poi il pareggio con il Frosinone e quello esterno di Perugia. Poi ci sono state la sconfitta, vabbè, le due prime sconfitte di Ascoli e Brescia, quella con l'Alessandria, il Benevento, il Lecce e la Regina. Secondo te queste due ultime sconfitte sono campanelli d'allarme oppure sono situazioni che comunque possono essere ancora in evoluzione? Perché guardando anche le 7 partite che mancano, perché proprio 2, 4, 6, 1, 7, sono 7 le partite che restano al giro di boa, e il Cosenza ha un calendario non proprio facile, ecco. C'è il Parma, la Spal, il Monza, la Cremonese, il Pordenone, il Pisa, il Cittadella. È un campionato che, l'abbiamo detto più volte, molto equilibrato, non ci sono insomma squadre che predominanti, perché abbiamo visto che il Brescia ha 24 punti, il Lecce subito dopo ha 23, abbiamo visto il Pisa qualche settimana fa. Ma ti sto facendo una serie di domande per farti esprimere, ecco, il concetto su quello che pensi, ecco. Sì, parto dalla classifica, cioè intanto una classifica cortissima, perché il Cosenza, che in questo momento a pari punti con la Spal, 14, diciamo, sarebbe nei play-out, diciamo così, però a 5 punti dai play-off, cioè dove c'è la Cremonese. Quindi la classifica corta ti dà un segnale importante, che vuol dire che le squadre un po' si equivalgono. Poi ci sono quelle 3-4 squadre, 5, che hanno sicuramente qualcosa in più, ma devo dire che il Cosenza, a parte le prime due, sentendo un po' il DS Goretti, dove praticamente non ha giocato per i noti motivi, e poi se l'è giocata con tutti. E devo anche dire però che onestamente vedo un Cosenza più forestiero, diciamo così, che non casalingo, e nel senso che nonostante il San Vito spinga molto, il San Vito Marulla spinga molto quando giochi in casa, però ho notato, almeno per quanto riguarda le due partite calabresi, per i due derby calabresi, sia col Crotone che con la Regina, una Cosenza, ora magari sarà, come dire, potrebbe essere causa del gioco di mister Zafferone, come invece no, non lo so, questo lo sanno sicuramente loro, però ho visto, chiedo lumi poi anche a mister Gagliardi, un Cosenza più reticente, diciamo così, nell'essere più spregiudicato, no? E rischiare qualcosa in più. L'ho visto un po' più guardingo, cioè nel secondo tempo per esempio il Crotone ha fatto la partita, o nel primo, scusami, anche se poi ha perso, però meritava sicuramente qualcosa in più. La Regina prima o dopo ti faceva vedere che poteva arrivare il gol, poi è arrivato un gran gol di Montalto, e io dico, ho sentito un po' anche gli opinionisti di Sky, di DAZN e altri personaggi dire: ah, ma la difesa non ha scalato, questo e quell'altro. Io sono dell'avviso che ci sono sempre meriti e demeriti, ma lì è stata un'azione corale della Regina, bella, con due spunti incredibili, soprattutto quello di Montalto, che avendo un solo piede forte, cioè il sinistro, quando sì, è vero, ci lasci un po' di spazio, allora ti fa male, e l'ha fatto. Però la Regina ha meritato, secondo me, il successo. Nonostante Cosenza abbia avuto le sue brevi occasioni, la Regina, tra l'altro, non ha chiuso la partita, e può sempre capitare, come stava capitando in un calcio d'angolo molto pericoloso, che il Cosenza poteva alla fine pareggiarla. E quindi questo di ammonimento, diciamo così, alla Regina. Quindi io dico semplicemente questo, che vorrei capire se il gioco di Zaffaroni è soltanto opera del gioco di Zaffaroni, o se magari
anche un po' come organico, perché se voglio, se andiamo a fare un paragone un po' con l'anno scorso, insomma, penso, poi magari mi sbaglio, che l'organico di quest'anno sia molto più competitivo rispetto a quello dell'anno scorso, anche in tema di infortuni, diciamo così, nel senso che quando entra un Millico, no? Sì. E ne faccio un nome per tutti, entra un giocatore che secondo me era più forte e potrebbe esserlo ancora di Belotti. Cioè, e non dico un'eresia, questo giocatore è stato molto sfortunato con parecchi infortuni, ma era un talento di tutto il panorama delle primavere, e qui Gagliardi, chiedo proprio a lui, italiane e non solo. Quindi, giocatore importante che quando entra o segna o diventa pericoloso. E non solo lui, insomma. Tra poco faremo rispondere il mister su Milico, intanto ci fermiamo perché c'è una breve pausa pubblicitaria. Rimanete con noi perché dobbiamo parlare anche della Tribuna B. Ho sentito l'architetto che si occupa della tribuna, ecco, dei lavori che serviranno per ristrutturare la tribuna. Vi darò notizie subito dopo la pubblicità. Seconda parte di Anteprima Sport. Iniziamo, mister, prima da questa questione che riguarda la Tribuna B, perché ho sentito l'architetto Giuseppe Bruno proprio nei giorni scorsi e si parla di progetti per, insomma, stanno cercando di affidare il progetto e di ottenere i fondi e il recupero della Tribuna B, c'è questo affidamento della procedura d'urgenza. Quello che è il problema della Tribuna B non è la struttura, perché non ci sono assolutamente problemi strutturali, ma problemi di copertura di una sorta di guaina che andrebbe riposizionata, quindi insomma ci ha rassicurato dicendo che questi lavori adesso, visto che si è insediato il nuovo sindaco, adesso saranno affidati e quindi verrà ripristinata nel più breve tempo possibile. Magari lo risentiremo anche nelle prossime settimane per vedere a che punto è la situazione. Tornando invece alla questione di Millico, di Zaffaroni, insomma, ci sono tanti messaggi che ci arrivano, mister, e sono anche qui discordanti. C'è qualcuno che dice: gli ultimi due risultati sono un campanello d'allarme, bisogna cominciare a pensare anche eventualmente al cambio di allenatore. Siete Mi d'accordo? Cioè, mi sembra un attimino. viene da ridere perché vabbè, l'allenatore, ma siamo senza. Ah, io come mangiare l'allenatore? Sì, cacciateli tutti, prendete a me, non vi preoccupate che vi porti in paradiso. Non è così, non è facile. Cioè, l'allenatore è stato scelto e spero che sia stato scelto fra un numero di allenatori che potevano eventualmente aiutare il Cosenza. La scelta, almeno per quel che riguarda questo primo scorcio di campionato, anche in funzione di quello che dice il nostro Goretti, no? È stata una scelta buona, anche perché i precedenti parlano di un allenatore che ha fatto i playoff, no? Con una squadra che io conosco bene, l'Albino Leffe, e sfiorando addirittura di fare la parte finale, la finalissima, le finalissime, proprio semifinali e finali, per un non nulla, no? Ciò vuol dire che. Diciamo che c'è stata una scelta che è andata giusta per quel che erano le risorse del Cosenza. Ma anche il campionato fino ad oggi svolto è merito anche dell'allenatore, stante anche pure a quello che dice Goretti. Io prima ho cercato di dire, però ricordate che adesso che avete fotografato bene la situazione del Cosenza, no? Essendo che noi siamo tutti allenatori a Cosenza, la maggior parte siamo tutti, siamo, no? E diciamo, anzi, forse sono uno di quelli che parla di meno in questo senso, no? Perché si fanno sempre degli errori e se non si è direttamente interessati a svolgere la matassa, nessuno può dire di avere, come si dice, quel dire che ha sempre ragione, assolutamente, il dono dell'infallibilità. È da oggi in avanti che il Cosenza deve dimostrare di avere le idee chiare per poter riparare ed eventualmente far stare tranquilli i tifosi e non farli diventare tutti ancora di più allenatori. Per quanto riguarda poi quello che diceva che il fortino in casa, e qui ce l'ho con il mio amico Zizza, forse Silvio, c'è ce l'ho stato, con te. probabilmente voleva dire qualche altra cosa, no? Il Cosenza non è, i punti li ha fatti tutti in casa, ciò vuol dire che. Lasciando stare le due partite, se si parla di gioco sono d'accordo con Zezza, sia il Crotone che ha perso, sia la Regina per certi versi hanno fatto la partita,
hanno fatto la loro partita. Con il Crotone è andata bene perché si è trovato Carrara che fa quel gol, e con la Regina non c'è stato il gol di Carrara e magari c'è stato il gol pure della Regina che ci ha un pochettino messo a terra, no? Però è sempre stato uno stesso tran tran, cioè è quello di... anzi, devo dire la verità, nella Regina ho avuto pure la sensazione che l'allenatore voleva punzecchiare la Regina stessa, no? Nella prima parte. Quella che è la fase successiva che non mi è piaciuta, nel momento in cui ha stravolto quelle che sono le sue idee e ha messo addirittura su ogni difensore, che erano quattro, ci ha messo quattro giocatori. Ha cercato di fare un 4-2-4 addirittura, no? Con quattro giocatori posizionati in avanti, perché li ha messi tutti, e con qualcuno che poi doveva eventualmente diventare il quinto libero a destra e a sinistra, e ha consegnato, e lì la Regina forse è stata tanto brava ad approfittarne, a leggerla, ha consegnato il centrocampo, perché il centrocampo era sguarnito del Potenza, capito? Cioè, e si tentava proprio con la possibilità di fare uno contro uno in avanti, però in questo senso Zafferoni è venuto meno a quello che sono i suoi principi, cioè ha cercato di giocare in avanti con gli uomini e non con la palla da rincorrere in avanti, no? E poi invece la Regina è stata brava, e lì la Regina è stata brava con Aglietti, che ha avuto sempre superiorità numerica a centrocampo, ha accettato l'1-1 contro quattro difensori contro quattro attaccanti o pseudo attaccanti, e spesso ha cercato, se voleva probabilmente, era più convinto, poteva pure segnare qualche altro gol. Però il risultato ci sta, l'ho forse meritato, ma soprattutto perché mentre con il Crotone si è trovato il gol e lo si è difeso alla grande, con la Regina l'ha trovato, la Regina ha vinto, certo. Ma questo non mi dice il Cosenza in crisi, assolutamente. Io dico che Cosenza lo dobbiamo attendere per almeno altre tre partite. Se dopo la ripresa il Cosenza dimostrerà un volto nuovo, vuol dire che dimostrerà quello che è capace di fare e soprattutto dimostrerà o convincerà Guarascio su suggerimento degli addetti ai lavori, perché oggi gli addetti ai lavori devono prendersi pure la responsabilità di dire in maniera esatta cosa manca e cosa si deve fare. E quando parlo di addetti ai lavori parlo di Goretti e di Zafferoni. Prima di leggere qualche messaggio, vedo che è collegato con noi, buon pomeriggio a Renzo Andropoli, grazie e ben ritrovato Renzo. Guarda, io ti avevo preparato una sorpresa, ma adesso è a metà, perché mezza squadra è andata via, eravamo con tutta la squadra, mannaggia. La Cosenza con la Pirossigero, per salutarti, sono tutti tuoi amici, te ne faccio vedere qualcuno, c'è... Sera. Il nostro grande Leo. Tanti saluti al mister. Tanti saluti al mister, in bocca al lupo, grazie, per sabato. Buonasera. Poi ne parleremo anche col direttore che è qui con me in studio. Insomma, state facendo benissimo, mister. In bocca Guarda al lupo. Che c'è pure. Ciao. Ciao. Grande Poti. Buonasera. Grande Poti, grande Poti. Qui alla mia sinistra invece c'è il presidentissimo. Presidente, buonasera. Insomma, una bella sorpresa, Renzo. Siamo tutti coperti e allineati. Tanti... Salutiamo tutti, li vediamo. Guarda pure lì. Fammi parlare un attimo col presidente, perché gli volevo chiedere se è soddisfatto di questi risultati. O si deve fare ancora di più. Prima ti faccio vedere l'emulo di Buffon. Ah, ecco. Ciao. E Giovanni Saputo. Ciao a Qualcuno tutti. È andato via, ma adesso ti faccio parlare con il presidente, sì, per vedere se è velocemente abbiamo cambiato subito l'argomento, perché ne approfittiamo. Presidente, allora, siete soddisfatto? Al momento sì, stiamo vincendo, quindi io quando vinciamo sono sempre contento e soddisfatto. E quando perdiamo, che una cosa cambia la musica. Però fino adesso, presidente, facendo i dovuti scongiuri, state andando bene, la squadra è prima in classifica. No, bene, a parte qualche infortunio, il resto va tutto bene. E allora invitiamo sabato tutti a venire a vedere la partita al Palagonese. Sì, domani ovviamente ingresso libero, ma obbligatoriamente col Green Pass, altrimenti non si potrà mai entrare. Purtroppo il mister ha qualche problemino di formazione, perché c'è qualche giocatore ancora non al meglio
in fase di recupero di piccoli fastidi muscolari, però insomma vuol dire la squadra è pronta per come dire, misurarsi anche con questa ennesima sfida. E vediamo che anche l'umore, l'umore è pure alto, Renzo, l'umore è alto e quindi questa è una cosa positiva in questo momento. Guarda, l'umore è alto perché ovviamente ci sono 4 vittorie su 4 incontri, ma qui regna umiltà, tutti quanti sanno che ogni partita è una battaglia, quindi nessuno fa voli pindarici, tutti con i piedi per terra, sapendo di dover ogni partita affrontarla con il massimo della motivazione e il massimo della concentrazione. Forse questo è l'elemento più importante di questa squadra, a parte il gruppo familiare, che come dire, tutti amici che stanno così bene tra di loro. Sono due elementi importanti, fondanti per i successi della squadra, oltre ovviamente alla bravura del mister nel poter gestire tutte queste cose. Renzo, io ti ringrazio per poi questa... Poi tu hai il direttore sportivo che insomma ne sa più di me. Sì, infatti, poi ne parliamo anche... Già l'abbiamo parlato all'inizio, ne parliamo anche verso la fine, così ricordiamo questo appuntamento di domani e così sollecitiamo la gente a venire a darvi una mano a livello di tifo e di incitamento, perché è un bene prezioso per la città. Magari se la squadra risale ancora di più di quanto sta facendo. Renzo, grazie mille, grazie per essere stato con noi, grazie. E tanti saluti a tutti, anche al presidente, al presidente Fuoco, a tutti quanti. Aspetta che ti faccio salutare una vecchia gloria. Sì, chi mi fai salutare? Fammi vedere. Ecco, lui lo possiamo, lo conoscete tutti sicuramente, il magazziniere del Cosenza, ai tempi del Cosenza 1914, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. E l'ho visto, un saluto particolare anche a Mr. Gagliardi. L'ho visto anche allo stadio che ha visto la partita, il derby con la Regina. Sì, è bello, sempre è presente. Renzo, sono Franco Gagliardi, intanto saluto tutti quanti. Tu sai che quando vedo palloni battere, poi quando ci sono delle novità, che per me potrebbero ancora accrescere quello che più o meno conosco, e si rifà la tattica, che lì bisognerebbe seguirlo su calcio minore, no? Questo calcio è numericamente minore. Perché in effetti lì i nuovi allenatori potrebbero attingere tanti di quei movimenti che magari non si conoscono assolutamente. E io per esempio mi prenoto perché mi verrò a vedere, no? Però devo dire, la domanda non era questa, sai qual è? Ma io no, tu mi conosci da... Cioè in queste cose ci potrei entrare in una certa maniera, entrare un ambaradanni di chissà qua, dato che tu sei sempre lì dove si fa calcio vincente, no? Perché la mia esperienza, dato che con i calci a 11 non c'è proprio motivo niente di da fare a te chi, ma secondo te qualche cosa potrei essere utile, un portaborsa, un'acqua, una cosa, che dici? Guarda Franco, questo è uno sport in crescita e in evoluzione. È meglio che ti avvicini. Io ne ho bisogno di emozione. Sai che me la dà l'emozione in questo momento? Partecipare a tenne dove c'è Anna Franchino, che ogni volta mi accetta alla grande. E Giovanna va in crisi. Però, dove c'è emozione io devo venire. Ci verrò, vi verrò a trovare. Auguri al presidente, auguri. E grazie ancora. Domani alle 13 ti aspettiamo. Auguri a voi. Grazie Renzo per questa bella sorpresa. Io vi leggo qualche messaggio che ci sta arrivando dai tifosi del Cosenza. Buon pomeriggio, saluto con ammirazione la signora Anna per la sua competenza calcistica e vi ringrazio. Volevo esprimere un sincero ringraziamento. Chi? Ma lo facevo parlare. Allora, la nostra splendida squadra che inaspettatamente ci ha sorpreso e che le battute d'arresto non fermeranno questi bravi calciatori per una salvezza tranquilla. Naturalmente saluto il caro Franco Gagliardi, Mario Carelli, che salutiamo con affetto. Caro Anno, un affettuoso saluto a te e ai tuoi ospiti, forza lupi da Mario Scarlato, che ovviamente salutiamo. Anche Goretti ha detto che la squadra deve avere più coraggio, specie fuori casa. L'allenatore deve ascoltarlo, a gennaio speriamo in un bel mercato. Poi qualcun altro scrive: la Regina ha fatto un tiro in porta, il Cosenza ha 5 punti dai playoff. Se guardiamo la classifica, in effetti è così.
Poi Antonio da Senigallia, buon pomeriggio. Anna, se Zaffaroni, specie fuori casa, non cambia atteggiamento, Cosenza in caduta libera, non si può giocare 85 minuti su 90 arroccati nella propria area. Gennaio ancora lontano e rischiamo di trovarci in piena zona retrocessione a fine girone di andata. In ogni caso Guarascio deve andare via se vogliamo un buon Cosenza. E ovviamente ci sono, come al solito anche qui, pareri discordanti. Nella precedente trasmissione mister Gagliardi ha suggerito un calciatore della società del Rende, di sicuro avvenire calcistico. Vedete come sono attenti, mister? E che poteva fare bene col Cosenza. È stata presa in considerazione, è stato preso in considerazione il suggerimento dell'esperto mister Gagliardi? Grazie. No, però non volevo dire un giocatore in particolare, io il mio discorso è anche generale, e in questo caso ha centrato quello che volevo dire, no? Cioè Minelli, dico Minelli che magari in questo momento è quello più non tanto in auge nel Cosenza, no? È stato a Cosenza tutta un'annata, poi dopo 2 anni il Rende ha venduto Minelli e ne ha tratto profitto. Dopo 2 anni Minelli sbarca a Cosenza, mi pare in ritardo questa cosa, no? Può sbarcare, che dico, a Crotone, ma non a Cosenza, no? Dato che io dico il Rende, ma io devo dire parlare oggi, ieri ho visto una partitina amichevole, sì. Rende Morrone, devo fare i complimenti anche alla mia ex Morrone, no? Facciamo i che è un serbatoio di giovani, perché io non la guardo in termini di osservatore per la prima squadra, no, quella ha fatto il tempo che trova. Se mi andrà di farlo ancora, ti posso assicurare, tu lo sai per certo, ho il biglietto pronto per partire e andare in Uruguay. Pagato, stipendiato, no, però non me la sento di fare 25 giorni per andare a cercare. Però c'ho il biglietto, te l'ho fatto vedere, sì. Prima, pronto, che non voglio assolutamente timbrare per vidimare la mia partenza. Però dico, Borrone, Rende, io ho visto la partitina. Ma ci sono delle situazioni importanti, e solo il territorio che propone, seguendo anche Rende e Morrone. Ma adesso se mi dimentico con qualche altra squadra, ne faccio ammenda, chiedo ammenda, no? Chiedo scusa. Però dico, è proprio la mancanza di partecipazione, di presenza sul territorio cosentino. E io qua dovrei fare il politico dei genitori dei cittadini piccoli cosentini. Ma quando andate con pale e mazzea davanti al Cosenza e li andate a minacciare di palate, se non prendono in considerazione i vostri... Cioè, e qui è una cosa politica, se no dico, ma scusa, mi mancano i medicine, perché non li ha minati lì dove le medicine non ce le danno? Invece dico, dato che faccio sport e calcio, dico... Ma quando, perché non andate a ribellarvi che una città che ha una squadra in Serie B non prende cura dei calciatori in maniera giusta? Non che li tessera, li deve tesserare con l'obbligo di portarne qualcuno entro 2 anni in prima squadra. E io, se questo non c'è, che perché manca la capacità di individuarli oppure di saperli sopportare in prima squadra, andate a vedere il Rende, andate a vedere la Morrone, che io ieri come un ignorante fricato ho sottolineato 4 o 5 nomi che se io non fossi, non a lavorare, a divertirmi a Rende col mio presidente Coscarè, io l'avrei già suggeriti a livello fuori, e sicuramente se parla Gagliardi da fuori arrivano e se li pigliano. Perché visto che vi chiamano anche dall'Uruguay, per Cuomo e col Crotone, parla Gagliardi, ha parlato per Borrelli, Borrelli e col Crotone, parla Gagliardi, ha parlato per Giannotte, Giannotte per col Crotone, e allora Canestrelle, Canestrelle e col Crotone, per Palminelli stesso e col Cosè, non so dove è andato a finire, e quante me ne devo dire. Se io incomincio a fare 3 o 4, allora invito i genitori, andate a minacciare quelli che eventualmente non danno la possibilità al territorio di partecipare, perché se fanno partecipare di questo gruppo del territorio, tra Cosenza, Rende, Morrone, tutto il resto, statevi sicuri che un paio di calciatori ritorneranno di nuovo a giocare in Serie B, come una volta era, e non lo facevano perché erano troppo forti i giocatori, troppo forti rispetto a oggi, e si imponevano alla lunga, anche se c'erano idee diverse che tendevano a valorizzare la Valle di Comacchio, Milano, Napoli e tutto il resto. Invece no, io sono come quello che deve valorizzare, anche attraverso la Pirossigi, deve valorizzare il territorio, dato che qua ci sta gente che fa qua, 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 e se ne devi andare,
sul territorio non vogliono assolutamente far emergere i cosentini che giocano. Il mio è una ringa oggi. Certo. Perciò quando invito ad andare, non è che è corrente, non che me ne frega a me del Rennes, che me ne frega della Morro. Io dico però, se andate ad osservare queste sul due territorio, squadre, ci sono sicuramente un paio di giocatori che fra un paio d'anni ubriacano tutto il Cosenza, ma non perché lo voglio fare, pure la regina ubriacano. Se andate a vedere la Morrone, c'è la possibilità che ci siano altre due o tre persone che ubriacheranno il Cosenza, la regina, il Crotone e qualsiasi altra squadra di Serie B. Valorizza partecipazione e presenza. E presenza. Zizza, mo arrivo come subito da te. Zizza è nervoso. È nervoso. Perché voglio leggere due o tre messaggi. Zio Elio intanto desidera che Gagliardi arrivi nel Cosenza. E questo ce lo auguriamo tutti, ma purtroppo... Ma guarda, però c'è un fatto. Come si dice, Gagliardi già non desidera... non ci sente. Oh, Gagliardi ha già parlato con chi dovrà a suo tempo. E quando qualcuno gli ha chiesto, ma tu che vuoi fare, l'allenatore? Io? No. Ma tu che vuoi fare? Il direttore sportivo? Io? E quando mai? E che cazzo fa tu? Che boh fa? Ma detto a me, no? Perché era a Reggio, no? Io voglio fare quello che facevo la regina e che so fare di più. Che ecco, un uomo che deve essere comandato, dato che il calcio a 360 gradi, qua dentro, e qua dentro, qua c'è il cuore, ce l'ho avuto e ce l'ho ancora, forse probabilmente gli anni, i cosci sono fricati, le gambe sono morte, no? Allora non mi permetterebbe di andare in giro. Allora io avrei voluto fare, gliel'ho detto, quello, e che faceva? Ero uno di cui il presidente, la società, aveva fiducia. Se c'era bisogno mi mettevano dove c'era bisogno. Dove c'era bisogno. È chiaro? Io non l'avessi mai detta alla fine del mondo. Non mi hanno capito. E oggi invece chi mi ha capito riesce a mantenermi vicino e io ho anche raggiunto quella maturità di capire che quando sono troppo invadente, oppure faccio casini perché ne combino di casini, invece di farmelo dire da Foti, avvocato, adesso deve partire. Così mi diceva Foti, avvocato, deve partire, che se rimane qua mi combina guai. Io adesso ho capito, con l'età, che il momento in cui dice, ciao, non vengo, me ne vado in gita, tant'è vero che fra 7 giorni, il 19, parto e vado a fare una crociera. Ah. Allora ci abbandonate, mister. No, faccio una crociera, dicevo, perché sennò creo casini anche nell'ambiente dove sono e conto poco e faccio poco. Allora, qualche altro messaggio c'è. Se Gagliardi si è emozionato con 9.000 spettatori, con il Sud Tirol si sarebbe svenuto quando c'è stata... Amico mio, ma ti dico un'altra cosa, e questa te la voglio dire, io me ne faccio carico. Io mi sono emozionato, però, ma quanta gente in tribuna non paga il biglietto? Guaraccio, dormi, devi dare il permesso di entrare, solo a quelli come i responsabili di treni ti permettono di avere visione e ti tengono banco, ti danno un aiuto, ma là c'è tanta gente che non paga un biglietto, deve pagare il biglietto, caro Guaraccio. Non glielo diciamo che se no... Mica se gli ho fatto rosso, mo mi venendo in banco. No, mister, ma una cosa là, su, la c'è la pubblicità, ci troviamo tra pochissimo. Dai. Allora, tanti messaggi ci stanno arrivando, io uno lo leggo che non riguarda ovviamente il Cosenza, però riguarda un altro derby importante che si giocherà domenica, quello fra Rende e Castrovillar in Serie D. Buonasera, ci dissociamo dalle decisioni prese dagli organi di sicurezza per quanto riguarda il divieto di ingresso a Lorenzon domenica per la partita contro il Castrovillar. I complimenti per la trasmissione, un saluto dal gruppo Ultras Rende Calcio, che salutiamo. Un altro messaggio a cui chiedo adesso a Silvio, perché sennò poverino Silvio non lo stiamo facendo parlare proprio, mister. Dobbiamo parlare anche con lui, no? Buongiorno e a te e a tutti gli ospiti. Io sono convinto che Occhiuzzi, che Goretti voleva confermare con questa squadra di giovani, poteva sicuramente fare bene. Ah, che se Occhiuzzi sarebbe stato confermato con Goretti, con questa squadra di giovani poteva sicuramente fare bene. Abbiamo al momento una squadra potenzialmente forte, ma con un gioco rinunciatario che secondo me non ci porterà da nessuna parte. Cosa ne pensate? Un abbraccio Camillo, che salutiamo. Silvio, inizio da te. No, ero distratto. Ti eri preoccupato che il mister era andato in agitazione. No, ero distratto perché ti vorrei consigliare, dopo se gentilmente me la ripeti, ti vorrei consigliare una trasmissione in diretta come questa, però tu e il mister da soli con le telefonate, perché secondo me, ma 2 ore, no? Penso, 2 ore te alla grande, perché io mi abbevero alle fonti di mister Gagliardi. Cioè, mi abbeverà una volta per sempre. Sono qui, io più che ospite sono qui
Il religioso silenzio. telespettatore a sentire, no, vabbè, ma veramente, lo No, scherzo. no, No, io, Silvio, qual era la perché domanda? se no Qual era la domanda? il direttore ti ascolta e poi ci dà un altro Ancora ulteriore. mi devi far replicare sul Cosenza, però. Va bene. Cos'è che, qual è la domanda? Allora, te la faccio in sintesi. Qualcuno diceva che se c'era Occhiuzzi insieme a Goretti la squadra andava bene come sta andando, perché il gioco rinunciatario di mister Zaffaroni non va bene al Cosenza e che quindi non ci porterà da nessuna parte. Guarda, io allora la domanda mi fa riallacciare, mi riallaccio sicuramente a quello che stavo dicendo prima. Io non vorrei che passasse il messaggio, come ho detto prima, in questo mi dissento un attimo da mister Gagliardi, sul fatto che io dico che il Cosenza è in crisi o che il Cosenza non è di risultato che altro. Assolutamente no, l'ho detto prima che la classifica è così corta che tutte quante, ma pure dal Crotone, voglio dire, forse le ultime tre. Forse le ultime tre, ma nemmeno dal Vicenza e il Pordenone. Dopodiché, tutte quante sono lì, 5, 6 punti, 7 punti, 8, che se la possono giocare tutti. Ancora anche le prime in classifica, comprese Brescia e Lecce, devono stare, nonostante stiano andando molto forte, compresa Regina, ma secondo me sono tutti in Lecce, ma sono tutte lì, quindi classifica cortissima. Io volevo dire semplicemente che vedo, è vero, in fatto di risultati è vero che il Cosenza sta facendo più punti in casa che non fuori, però fa punti non attraverso un gioco, come dire, di spregiudicatezze e di offensivo, qualitativamente parlando, ma più di ripartenze, di contropiedi, che attenzione, l'Italia ha vinto un mondiale. Noi ce lo ricordiamo perché, almeno per quanto mi riguarda, l'età ce l'ho e quindi quando battemmo il Brasile che ci scherzava, no, sono andato molto indietro e noi in contropiede, lo ricordate, Conti, Graziani, Altobelli, e vincemmo un mondiale, Cabrini, eccetera, eccetera. Ma sempre, no, il gioco classico all'italiana. Quindi non è che giocare di contropiede o di ripartenze è un reato, ci mancherebbe altro. Però, rispondendo anche all'allenatore. Scusa, al telespettatore che ha detto che la regina ha fatto un tiro in porta. La regina ha avuto un'occasione clamorosa con un colpo di testa Di testa. di Montalto, Sì. grande parata di Vigorì, scusa, di Cionek, grande parata di Di Vigorito, Vigorì, sì. poi anche un colpo di testa di Montalto, poi ha segnato con Montalto, dopodiché ha avuto ancora tre occasioni, me le sono segnate, Dopo. prima con Bellomo, poi con Di Chiara, a tu per tu, e poi ancora con Cortinovis. Quindi voglio, il Cosenza invece mi ricordo due, un colpo di testa di Corsi nel primo tempo, di poco fuori, e Sì. poi Due Rigione di testa, anche fuori, e quel calcio volte, se d'angolo alla non sbaglio, fine. anche una sul finale di È troppo Rigoni. poco, è sul finale, ma troppo poco. Certo. Cioè, tu stai perdendo troppo poco. La regina invece ha cercato di suggellare. Adesso io non è che sto dicendo quello che ho visto, per carità. Quindi, quando tu mi dici di Occhiuzzi e di Zaffaroni, io dico che, secondo il mio punto di vista, l'organico di quest'anno è più forte di quello dell'anno scorso. L'anno scorso, a un certo punto della stagione, si infortunarono Bittante e non mi ricordo l'altro, Gerbo, vi Sì, ricordate? sì. Sì. Bruccini andò via. E sicuramente Tremolada, Trotta e Mbakogu non hanno dato quello che potevano dare. E adesso vediamo, vediamo. Sicuramente io penso che il Cosenza, per l'organico che ha, debba fare qualcosa in più. E io sono convinto che Goretti anche a questo si riferisse. Cioè, perché è un organico fatto bene dal direttore sportivo Goretti in poco tempo, andato a prendere giocatori importanti, giovani importanti, e quindi deve sfruttare queste caratteristiche. Un'ultimissima cosa. Sì. Cosenza gioca sempre con questi tre dietro, cinque centrocampo e due davanti. Ma secondo me, io l'ho sempre detto, Anna, se ti ricordi, grazie a te che mi inviti, ho detto dal mio umile punto di vista che Carraro e Palmiero o li fai giocare in un 4-2-3-1, cioè due mediani, oppure deve giocare uno. Non possono giocare, secondo il mio modo, umilissimo modo di vedere, con tre a centrocampo, due esterni, a cinque, con due che potrebbero far parte invece di tre mediani con uno centrale, Quindi tu dici Palmiero un Carraro, e 4-3-3. due mezzali. O 4-3-3 o 4-2-3-1. E poi, 4-3. sì, è perché così sei più offensivo. Invece così sei molto più guardingo. Come diceva bene Gagliardi, la regina ha giocato con quattro attaccanti a un certo punto.
e vincevano a zero, cioè vincevano a zero e andando ancora avanti all'attacco, perché erano, le ali erano costantemente davanti. Quindi Certo. devi rischiare almeno in casa. Ecco perché io noto che il gioco del Cosenza, e poi chiudo, va molto bene fuori casa, perché fuori casa sono gli altri che fanno la partita, e quindi tu con le Ti difendi, ripartenze, ecco. no, ti difendi, ma riparti e puoi far Certo, male. in Mentre in contropiede. casa devi fare tu la partita, secondo me, poi magari mi sbaglio. Il mister fa No, ma così così, forse, però. va tanto bene, ma nel senso che il problema è che la regina gli sembra che va bene, il Cosenza gli sembra che va bene meglio nel fuori casa. Ma io dico che il Cosenza ha giocato proprio bene in casa con quelle squadre che hanno accettato il modo di giocare del Cosenza, che sono La venute, e Ternana. anche con un tiro in porta il Cosenza poi ha chiuso la Sì, partita. Che certo. questo è il gioco a cui si è affidato Zafferoni per necessità, parliamoci chiaro, no? Ma adesso, allora, lasciando stare la necessità, che per certi versi è diventata virtù, anche perché la classifica ce la pone poco, molto distante e nella giusta misura da quelle che sono il pericolo vero, e Sei. poi anche vicino nella giusta misura dalla possibilità Cinque. delle mie Sei e dei cinque. miei 10 euro giocati perché entra nel playoff, no? Io dico invece che in questo momento forse è bene che Zafferoni e Goretti alla ripresa. Ha un pubblico meraviglioso che mi ha emozionato e lo continuo a dire, Grandissimo. ed è da tanto tempo che non mi emozionava al campo, alla luce della mia vetusta età, era da tanto tempo che non mi emozionava. Ti giuro, mi sono sentito male, mi mancava l'aria, un'emozione. Cioè, però, Forte. cioè, che si confà, però, sempre a quelle società, a quelle squadre che stanno per attuare o a propinquarsi a un evento eccezionale, voi lo sapete qual è l'evento eccezionale che è previsto a breve termine se si fanno le cose come devono essere fatte a Cosenza, la cattedrale. Io ho sentito le stesse emozioni di quando la mia regina ha preparato la Serie A. Io ho sentito a Cosenza le stesse emozioni guardando quella parete umana, ma quel canto, quella canzone che poi tra parentesi trascinante, ma chi ne ha fatta? Ma chi ne ha scritta? Eccezionale! Cioè, anche quello speaker che forse è stato meno Lo facciamo brillante. venire, È mister, stato lo meno facciamo venire. brillante del solito domenica, perché era emozionato anche lui, Anche perché lui. si è spagnata dalla regina, no? È tutta una situazione che mi è emozionato, sono ancora rosso da quel periodo, no? Però devo dire la verità, oggi, prendendo spunto da quello, Guarascio si deve far guidare, se ha piena fiducia da quelli che devono guidarlo, per poter migliorare questa situazione. Zafferoni, io ritengo che ha avuto il tempo giusto per valutare, per esempio, che caso è quello che gli trascina la squadra avanti, anche se a Cosenza, a dire la verità, lo hanno criticato, sono andato un paio di campi Però e mi sono pure innervosito, ma non avete capito niente, no? È niente. solo su caso che il Cosenza ha impostato la possibile ripartenza. Ma come? Oppure su coso là? Su Gore, no? È sul caso che si sposta da un lato all'altro del campo per ricevere palle e per dare la possibilità alla squadra di salire. Poi probabilmente non si riesce a salire perché le squadre hanno studiato questo modo di giocare e magari tacciano caso che tiene la palla in più una, tatene in più perché non si arriva a tempo a ripartire A giusto con quelle che ripartire. vengono da dietro. Ma queste sono cose da allenatore, io non devo fare l'allenatore. Che Millico invece, quando Millico giocherà, sarà, e speriamo che non saprà fare il gioco che fa caso, perché caso lo fa nella tre quarti, fra il centrocampo difesa e l'attacco, e Millico invece è uno che lo fa vicino a Gori, spostando da una parte all'altra del campo come attaccante. L'avete capito o non l'avete capito? O ve lo devo spiegare Col alle tre? disegnino. Curicò, per favore, hanno due che possono combinarsi, voi mi dite sicuramente, ma devono combinarsi con la capacità di Zafferoni di prendere visione meglio, e ha avuto tutto il tempo, con la squadra per poterla schierare al meglio, anche con quelli che sono infortunati nell'ultimo periodo, e magari aggiungerci pure qualche altro che deve essere aggiunto. E guarda, e non mi fa ingazzare, capo, se no mi ingazzo come il cosentino tifoso, non come Gagliardi, persona speciale di questo territorio. È chiaro, devi cercare di stare attento a quello che ti dice Zafferò, Goretti. Goretti, e soprattutto quella marea di gente
che tu non fai pagare tutti al campo e devi impegnarti anche in questo, con quella manifestazione che esprime euferia di passione, che tu probabilmente o te l'hanno fatta perdere in qualche circostanza, ma che sicuramente devi riacquistare. Allora, io vi devo leggere qualche messaggio. C'è Michele Aida che dice: buon pomeriggio Anna, guarda che quella che hai mandato in onda è solo la prima parte dell'intervista. Ha parlato anche del prossimo futuro, cioè già a metà dicembre si deciderà cosa fare. Sì, sappiamo benissimo che abbiamo potuto mandare solo uno stralcio perché ha parlato quasi per un'ora circa, e quindi mandare o dovevamo mandare noi la trasmissione e commentare oppure far sentire proprio la conferenza stampa del direttore sportivo. D'accordissimo con Gagliardi, sul territorio ricordo che Ciccio Marino, bandiera del Grande Cosenza, è stato preso dallo Spezzano albanese con pochissimi soldi o quasi gratis. E l'ha portato Franco Gagliardi in Canada, quando nessuno ci è voluto andare e ci siamo dovuti andare a forza a fare il torneo di Canada a festeggiare il 50° anniversario della nascita di Montreal. Io ho allenato il Cosenza, anche a lei. Allora, qualcuno ci scrive: volevo ricordare a Zizza che nel Cosenza mancavano 8 titolari, in più che la regina ha speso una marea di soldi il passato anno e anche in questo anno, se non va in Serie A la società rischia il fallimento, troppi debiti, io ne so qualcosa, scrive il nostro telespettatore, noi non ne siamo a conoscenza, mi hanno riferito i tifosi della regina che lo sanno. A maggior ragione che quindi hai un organico importante, se mancavano addirittura 8 titolari. No, 8 mi pare esagerato. Esagerato. Se non sbaglio erano 4-5 perché c'era Vaisanen. Anni, ma sai una cosa? Attenzione, però non devi passare il messaggio. Cioè, no, voglio dire una cosa, scusa Anna. Io sono calabrese, quindi tifo per Regina. Per certo. Cosenza. Quindi io ho visto una partita e dal mio punto di vista umilissimo. Ma pure io, Silvio, l'ho detto in apertura, cioè la differenza di organico, la regina ha fatto dei cambi, sono entrati determinati giocatori che hanno dato il contributo per vincere la partita. Cosenza è partita per salvarsi. A quell'altro che per me è uno scienziato amico, no? quello là che c'è là alla re. Mo ti dico, mi avete dato lo spunto, voi siete i miei me, quelli che mi eccitate, no? Perché voi dite delle cose che mi eccitano. È un genere. Tu andi come commentatrice, certo, lui come uno che prende visione, per amore di Dio. Assolutamente. Allora, avete detto una cosa su cui io voglio, non abbiamo mai focalizzato, e penso che è una chicca, no? Che noi da queste emittenti riusciamo anche a darne tante di chicche, no? Ma signori miei, la regina e il Cosenza sono stati costruiti in maniera diversa. Certo. A Reggio c'è stato un portafoglio largo come un mantice che si è aperto e spende. Poi non so se paga a tutti o meno, ma questo me ne faccio carico io, ma paga a tutti sicuro, no? E quanto paga, no? Assai. E però è un po', oltre che dispendioso, pericoloso questa scelta. Anche perché il presidente è molto perché ambizioso. Se passano 2 o 3 anni e non si centrano gli obiettivi, anche se il pubblico è numeroso anche a Reggio, no? Certo. No? E poi non so, è meno 5 oggi, meno 5 domani, se, ammesso che siano 5, è meno 5 dopodomani, diventano 15 e non noccioline. E allora, però c'è anche un altro fatto, a Reggio non curano la prospettiva settore giovanile perché hanno deciso di investire sull'anziano, certo. Cosenza, e qui è l'altra teoria Guarascio, non investe né sul settore giovanile, che io vi dico che deve essere locale e di grande qualità, gestita con qualità, a parte la prima squadra, e investe su giocatori giovani, non di proprietà, che possono andare bene e possono andare a male. L'unica cosa di cui sono garanzia è che non ti fanno andare a scatafascio, anche se sbagli l'annata, perché l'anno scorso è stata sbagliata. Certo. Però tu giovani l'avevi fatto, sei uscito pulito, riammesso, oggi la stessa cosa. E domani speriamo che vada bene sempre. E sono due modi di gestire. Diversa. Allora, cosa ti dobbiamo suggerire a te? Che intanto Guarascio, dato che ha sposato quello di prendere giovani e non avvelenarsi con le spese che lo portano sotto zero, no? Oppure in difficoltà, deve investire sul settore giovanile, assolutamente, perché questa politica presuppone di conseguenza l'altra, e invece manco fa, e allora non dà mai certezza a quel pubblico fantasmagorico che c'è a Cosenza. E allora vuol dire, però devo dire la verità,
i due progetti sono tutti e due diversi, che tendono non allo stesso risultato. A Regina voglio in Serie A. E se non ci arriva in 3 anni, 4 anni sa coppa. Ma infatti il mister Guarascio non prevede questo, deve cercare di impostarsi per centrare questo con un settore giovanile fatto gestito da persone capaci che non pigliano la mazzetta, non che adesso prendano come si fanno i settori giovanili oggi, ma con grande qualità, ma soprattutto poi gestendo anche quello che gli viene dall'alto. Ma Anna sta facendo. Scusa, Anna prima ha detto, no? Anna ha detto che i telespettatori di questa trasmissione stanno molto attenti, e io dico è vero, però io le consiglio di stare ancora più attenti, perché le parole non vanno come dire travisate, cioè nel senso che noi abbiamo parlato di gioco, sì. Quindi c'è un gioco del Crotone quando c'era Modesto, certo. C'è un gioco della Regina, c'è un gioco del Cosenza, tutti i moduli di gioco hanno i loro pregi e i loro difetti, certo. Bravo. Ho detto che la classifica parla chiaro, nel senso che è normale che ancora servono 3-4 partite, perché se il Cosenza, come io gli auguro e come ci auguriamo tutti, fa 2-3 risultati positivi, si ritrova al posto della Regina e viceversa la Regina se non vince. Certo. Quindi ancora non si può delineare bene, a parte le ultime due o magari Brescia, Lecce e qualche altra squadra che li vedi che hanno qualcosa in più, e per il resto, e l'ho detto, l'abbiamo detto, quindi... Cioè, i telespettatori non devono fare soltanto i tifosi, cioè, nel senso che guardiamo le cose, cerchiamo in maniera obiettiva, certo, assolutamente. Direttore, lo so che oggi ti abbiamo messo un po' in mezzo, però torniamo a parlare anche un po' a proposito di settore giovanile. Mister, la Piro Ossigeno sta puntando anche sul settore giovanile, perché ha capito che dalla fucina di giovani si possono creare i calciatori del domani, è vero, direttore? Assolutamente, e sono sì. Tanti che sono entrati in questa squadra di quest'anno. Sì, assolutamente sì, siamo nati proprio quest'anno con l'Academy, grazie anche alla collaborazione di un'altra squadra, la Boscolandia, quindi ci aiuta anche dalla scuola calcio, Under 15 e Under 19 quest'anno. Quindi puntiamo già al futuro. Puntate al futuro. E poi parliamo di questa gara che si giocherà domani, invitiamo tutti a partecipare. Mister, non lo so se anche lei potrà andare al palazzetto per vedere questa partita. Perché alle 16. Alle 16 a via Popilia, a via Pala Cosenzia, sì, adesso si chiama. Al Pala Cosenzia. C'è l'Atletico Cassano, c'è la sfida con l'Atletico Cassano, direttore, perché non è una squadra nostrana nel senso regionale, ma è una squadra... No. Pugliese, quindi Pugliese, sì. Abbiamo detto che siete primi in classifica, tante le vittorie raggiunte fin qui e si spera sempre di andare avanti. La prima in classifica, le volevo chiedere, sale direttamente nel campionato nella massima serie oppure anche qui si fanno i play-off? Mi ricordo che anche altre volte ne ho discusso, ma in questo momento non mi sovviene qual Beh, è. Beh, stranamente quest'anno non è più così. Ah, quindi? Farà lo scontro con le altre prime degli altri gironi, perché la serie A2 è a 4 gironi. Quindi da quest'anno c'è questa combinazione che le prime si scontrano e ne salgono due dirette, ma le altre due perdenti faranno i play-off con le vincenti dei play-off delle regolari. Quattro gironi. Quindi... Insomma, hanno allargato un po' questo campionato veramente, ecco, ancora quindi più non duro. Quindi non è che magari salire. Uno arriva primo e subito esatto, può festeggiare primo. Questo trionfo si della Si vincerà il campionato, perché ovviamente quello non si può togliere, ma non si sale direttamente in Serie A da quest'anno. Però c'è questa partita importante sabato. Sì, sabato. Io volevo aggiungere qualche cosa, sì, a quello che ha detto il direttore, no? Ma che sicuramente Zizza è a conoscenza di come la pensiamo quelli che stiamo ai margini, no? Spesso e volentieri, perché poi sempre direttamente interessati. La Piro Ossigeno, mi risulta, no? Ha molti giovani, sì, chiaro, che spesso cura perfettamente, distogliendo dalla strada, ma ancora di più cercando di educarla a quello che è una vita agonistica, ma con una certa educazione particolare, che spesso non è simile a quella educazione che si riceve nel calcio, assolutamente. Anche perché il numero lì è molto contenuto, si può agire sulla persona in maniera più diretta. Di conseguenza, ecco, la Piro Ossigeno per me, a parte i successi che sta ottenendo, che spero possa continuare arrivare sempre più in alto, svolge un compito prettamente sociale, spesso e volentieri sostituendosi a quelli che sono i valori che devono inculcare i familiari,
che ahimè, quando si ha dei figli che partecipano agli sport, non sempre sono quei migliori, come si dice, incitamenti verso la migliore gestione di un bambino che si affaccia allo sport, sì, ma soprattutto si affaccia attraverso lo sport, si dovrà affacciare attraverso lo sport a quella che è la vita del domani. E loro invece fanno questo qua, hanno e sono perfetti, mi risulta direttamente, o no? Mi pare che i giovani che si accostano poi è vero, oltre ai giovani che si accostano, chi è il 17? Giovani. Il 17 che ha fatto un anticipo di testa fantastico. Il 17 è lo spagnolo Alex Gonzalez, il secondo anno qui a Cosenza. Anche mister Gagliardo, anche l'altro sulla sinistra, sull'anticipo ha evitato il terzino, e poi gli spazi sono ristretti, no? Guarda. Quello ne capisce bene, vedi che ci sono le immagini. Quello è anche l'argentino Guido Grandinetti, se ho capito bene l'azione. Sì, che sì, diceva bene mister Gagliardi, perché sia nel basket ma anche nel calcio a 5 ci sono molte come similitudini, dire, similitudini, esatto, con il calcio. Quindi farebbero bene i tecnici ad andare ad avere qualche confronto, magari già lo fanno, qualche confronto con i vostri tecnici. Però non ci sono braccetti, che a me mi interessa i braccetti, ma Luca, le nuove edizioni che si sono inserite nel mondo del calcio, che quando il braccetto, se è difensore o difensore centrale destro o difensore centrale destro. Ah, chi ne sono i braccetti? Al centrocampo, il centrocampista adesso, il centrocampista. E a me per Malica, il castello. Ma non mi parlate di i castelli, voi li fate i castelli. Ci sono i castelli, che ero castello, il castello. Che a un certo punto sono 4-5 giocatori dislocati sulla linea della linea dei piccoli in aria, e poi davanti ce ne sono tre. E il coccodrillo, il castello. Oh, mamma Luca, mi fa male. Però il calcio è sempre quello. Io mi avvicino ancora di più al calcio attraverso questa trasmissione, intanto perché ho l'occasione di conoscere gente che fa calci diversi, è un calcio uguale però in ambiti diversi, dimensioni più strette. Poi mi avvicino sempre a quelle che sono sensazioni di un mio carissimo amico, spesso e volentieri perdente in politica, però non ne parliamo. Lasciamo la politica fuori Dante prima. Però di calcio mi sa dare tante dritte e imbeccate, vedi come la è molto preparata, devo dire, ma soprattutto alla vostra, la nostra trasmissione a te, che mi permette poi di aumentare questa mia voglia di rimanere insieme a voi e insieme a quelle cose che forse per me hanno sempre contato molto e di più, spesso anche di più della famiglia, e di questo me ne tolgo un po', però attraverso voi, dandomi la possibilità di partecipare, sono riuscito pure a coinvolgere già sul mio maledetto entusiasmo calcistico anche quelli che mi sono molto più vicini. E noi ne siamo contenti. Prima allora, di salutare, poi mi fai ringraziare. Sì, voglio dire un attimo soltanto con l'Atletico Cassano, la ricordiamo l'appuntamento perché siamo proprio in chiusura, domani pomeriggio alle 16 tra la Pirossigeno Città di Cosenza e l'Atletico Cassano, verissimo? Perfetto. Silvio, cosa vuoi dire velocissimamente? No, perché se no il regista ci taglia. Sì, no, velocissimamente. Volevo, per me, cioè adesso senza retorica e nulla, per me, ma non soltanto per me, per tantissimi, cioè mister Gagliardo è un maestro, quindi lo ringrazio tanto di quello che ha detto. E veramente tutto quello che dice uno deve andarsi, dovrebbe, ognuno di noi deve prendere proprio come fonte, no? Abbeverarsi proprio alla sua fonte, perché poi lo sai, te l'avevo detto prima, ora se te lo riesco a dire in 10 secondi, nel calcio lavorano spesso, fermo restando i miei demeriti, attenzione, però nel calcio, non so se mi sta dicendo Gagliardi, d'accordo, è un grande circo dove se sei attaccato a determinati carrozzoni lavori sempre, anche pure che retrocedi, l'anno dopo trovi la squadra pure in categoria superiore, mentre se non sei attaccato a questi carrozzoni ed esci un po' fuori dal giro, difficilmente poi rientri. E noi ci attaccata la Nina, e al tennis. E poi mi attaccata me. Una cosa veloce, se no il direttore Zizza, da grande uomo da campo, è riuscito a modificare e a crescere il suo bagaglio di competenze, abituando il suo occhio anche alla visione delle gare da PC. Complimenti. Ora meno politica e a presto sul campo. Grazie Silvio, con questo ti saluto. Grazie a Silvio Zizza, grazie al direttore sportivo Rocco Bossio, grazie al mister, che adesso dobbiamo capire se ci sei venerdì prossimo, parti il 19 parto. E vabbè, adesso ne parliamo, comunque vi aspettiamo sempre qui su Teleuropa Net. Vi lascio come al solito alla rubrica di Luigi Rogano e Luca Lepiane, ci vediamo venerdì prossimo, arrivederci.
Poi lui, ma scusa, l'avete mai portato? Avete portato nel posto più caro al mondo, cioè? Più costoso. Ah? Si conviene?